Allora, il tavolo è già pronto, Valentina, ci sono anche i microfoni. Sei pronta per presentare il tuo terzo romanzo scritto per Mondadori, Valentina Farinaccio, torna in Molise, a Casa Calenda, Molise Cinema. Ci sei stata tante volte, che effetto ti fa tornare quest'anno? È sempre bello, peraltro è sempre bello vedere un festival che cresce di volta in volta. Ogni volta lo trovo più grande, più brillante, quindi sono molto contenta. Come quando rivedi una persona a cui vuoi bene, no? E la rivedi dopo un anno e dici, ah, però, come stai bene? Senti, stasera presenterai questo romanzo che sta andando molto bene. Mi sembra di capire che il tour sia un po' estenuante per presentare. Ti vediamo, ti leggiamo sui social che stai di qua, di là. Adesso ti fermi un po', no? Immagino. Sono in giro da 3 mesi, ma veramente in giro tutti i giorni, quindi sono sconvolta dalla bellezza, ma anche un po' dalla stanchezza, lo confesso. Adesso avrò una settimana di stop e cercherò di godermela e poi si riparte però, perché fino a ottobre ci saranno presentazioni, dopodiché proverò a fermarmi per ricominciare a ragionare sul nuovo lavoro che sarà. Senti, questo libro parla del rapporto anche un po' conflittuale con la vita di oggi, con l'attualità, con i social e tutto. Quando ti è venuta questa idea e come l'hai sviluppata? L'idea mi è venuta semplicemente osservando da vicino quello che tutti viviamo, insomma, noi viviamo un momento in cui ci viene richiesto tantissimo, non solo dalle nostre vite iperfrenetiche, nonostante questo stop obbligato che abbiamo avuto, che poi ci ha fatto proprio misurare quanto siano in realtà poi frenetiche le nostre vite di tutti i giorni, però nonostante questo ho ragionato appunto su quanto queste vite ci chiedano in cambio, in termini di presunta perfezione, di presunta continua efficienza, e quindi mi sembrava forse giusto parlare anche del mondo delle dipendenze contemporanee, che sono in gran parte dettate da questo strumento che portiamo sempre in mano, che in effetti ci toglie proprio la funzionalità di uno dei due arti, no, superiori, perché noi siamo quasi sempre ormai con una mano occupata dal telefono e gli occhi fissi sullo schermo. E quindi partendo da questa suggestione, che è una suggestione che insomma basta guardarsi intorno per rendersi conto di quello che succede, ho raccontato la storia di una donna contemporanea, di una giovane donna che appunto si ritrova in qualche modo mangiata dal mondo social, e dico mangiata perché in questo romanzo anche il cibo, il corpo hanno un ruolo molto molto importante, la fame, quella fame che talvolta è una fame sbagliata, non è una fame che sazia e che nutre. Senti, tu scrivi per una casa editrice importante e volevo chiederti, hai sempre avuto il pallino della scrittura, no? È sempre stata la tua vocazione, anche un'ambizione. Che è cambiato rispetto ai primi scritti, ai primi lavori che hai fatto? Com'è questo mondo? Com'è il mondo della scrittrice? Dimmi una cosa buona e una meno buona. Ma cos'è cambiato? È cambiato che si lavora sempre. Io cerco di. Ogni romanzo è diverso dal precedente, ma soprattutto io non mi fermo mai nello studio. Cerco di lavorare tantissimo sulla scrittura. La mia scrittura di adesso è completamente diversa rispetto alla scrittura del primo romanzo, rispetto a quello che scrivevo prima ancora di pubblicare. Quindi è un lavoro che richiede un costante impegno, una disciplina che non smette mai, leggere, leggere tantissimo, leggere continuamente, perché se non si legge non si scrive. E quindi è un lavoro che
entra nella tua vita senza neanche poi mettere un confine. Io lavoro sempre ai miei romanzi, lavoro sempre alla mia scrittura, quindi non ti so dire in che modo, ma so che penso sempre a quella cosa lì. E una cosa bella è questa, cioè che penso sempre a questa cosa qui, e una cosa brutta è questa, cioè che penso sempre a quella cosa lì. E quindi è un lavoro che ti prende veramente tanto, tanto, a volte tutto. Senti, l'anno scorso eravamo proprio qui, vicino a quella porta, e abbiamo intervistato Donatella di Pietrantonio. È una grandissima scrittrice, naturalmente. Tu hai avuto un confronto bellissimo con lei recentemente. Durante l'intervista io sono rimasto un po' scioccato quando ha detto una cosa che non mi aspettavo. Ha detto che è diventata scrittrice tardi perché fino a una certa età buttava tutto quello che scriveva. A un certo punto però è cambiata la scrittura, eccetera, eccetera. Quello che mi domando, no, da non scrittore, è come funziona, cioè quando è che decidi di buttare via una cosa e di tenerne un'altra, cioè è una cosa soggettiva, c'è qualcuno che ti consiglia, ti svegli la mattina e decidi che quella cosa andava bene, com'è questa cosa? Fa parte del lavoro. Donatella di Pietrantonio è una scrittrice esemplare, oltre che essere veramente una scrittrice grandissima, esemplare proprio in questo lavoro di sottrazione, perché secondo me la più grande difficoltà per uno scrittore è capire appunto quando è il momento di togliere, di tagliare, di asciugare. E quella cosa pure si impara col mestiere, si impara con la pratica, si impara leggendo, si impara con la pazienza. E è totalmente parte del lavoro dello scrivere, anche il togliere quello che è scritto, rinunciare a quello che è scritto, non affezionarti. Ti è capitato che di getto hai scritto 3-4 pagine e non le hai modificate per nulla, o è sempre una modifica continua? Può capitare, però a me piace molto lavorare sulla pagina. Io non credo che esista una pagina perfetta che non ha bisogno neanche di una rilettura, no. Cioè, secondo me fa solo bene rileggere, rileggere, rileggere ancora. Io sono a favore della cura minuziosa. Io torno sempre sulle pagine, e sulle singole pagine, quindi sì, è capitato, però capita sicuramente di più di lavorare attentamente ad ogni singola frase, ad ogni singola pagina. Senti, ogni libro tuo ha una gestazione di 2-3 anni, no? Diciamo così, come tanti altri scrittori. Stai già lavorando su qualcosa di nuovo? No, deve essere, no, devi questo, chiudere un capitolo? Questo libro in particolare ci ho messo più di 3 anni per scriverlo, è uscito a maggio, quindi ho bisogno ancora di accompagnarlo un po' e ho bisogno di lasciarlo andare totalmente. Poi sarà tempo di ricominciare a pensare alla scrittura nuova, però sicuramente abbiamo ancora qualcosa da dirci. Poi ci sarà una spazio per le nuove idee. Chissà, boh. Va bene, grazie Valentina. Sono grazie quasi le 7 e aspettiamo di sentire grazie la tua a te, presentazione. Grazie a voi. Ciao.